Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi entrano in medal race dal quarto posto, primi degli italiani. Prendi questi spicci, come si dice a Roma. Insomma, Coppa del Mondo qui a Genova, direi che avete iniziato bene e avete finito altrettanto bene, perché insomma entrare da quarti in medal anche con podio non lontanissimo, insomma è positivo, Lorenzo. Vabbè, chiaramente è da mettere una firma a fare un risultato del genere, specie dopo la regata di Palma che siamo andati malissimo. E qui c'erano le nostre condizioni, che poco vento, 5-6 nodi, sappiamo che siamo molto veloci, però come sapete tutti, quando ci sono 5-6 nodi il vento è molto ballerino, per cui non basta essere veloci tante volte. E oggi in particolare abbiamo regatato molto bene le prime tre prove, e l'ultima dovevamo fare meglio di noni, abbiamo cercato di fare un po' un angolo, l'abbiamo fatto troppo, siamo arrivati praticamente di spinaca in prima boa, quindi abbiamo esagerato, però a parte quel piccolo amaro in bocca sicuramente è una gran soddisfazione, ripeto, vabbè, Coppa del Mondo è di vela, è una classe, c'è un livello mostruoso, come sbagli un attimo non c'è più nessuno dietro, e quindi personalmente sono contento, dovremmo migliorare con vento forte, ma insomma intanto godiamoci questa medaglia. Cecilia, come siete cresciuti? Come è possibile misurare la vostra crescita come equipaggio? Manovre, organizzazione? Ma guarda, quest'inverno abbiamo fatto un ottimo lavoro con tutta la squadra, sia a Trapani che a Cagliari abbiamo trovato condizioni perfette per lavorare su quello su cui dovevamo lavorare, quindi vento forte e onda formata. E il primo test è stato Palma, non siamo arrivati velocissimi, non ci aspettavamo questo risultato, però qua ci siamo ripresi bene. E niente, adesso abbiamo l'europeo tra 2 settimane, quindi vedremo. Cambiano le prospettive o resta tutto così uguale? Diciamo che sicuramente il risultato di questa settimana, che è ancora tutto da decidere perché domani c'è la medal, comunque ci dà una sicurezza in più, che insomma il morale dopo Palma non era tra i più alti, ovviamente. Però sappiamo che abbiamo degli avversari fortissimi e dei compagni di squadra fortissimi, quindi cercheremo di dare il massimo, dai. Bello, a me sembra che siete già cresciuti comunque. Ultima cosa, come si pianifica una medal race? La sera prima, la notte prima? Ci stanno cacciando. Spareremo tutte le cartucce, cercheremo di tirarla al massimo, tanto l'importante è farne i primi tre, no? Alla fine quello è un po' che resta, se fai quarto, quinto, settimo, decimo non resta da nessuna Quindi parte. C'è poco da pianificare a tavolino. Sì, tireremo all'inizio e alla fine. Ciao Cecilia, ciao. Ciao, grazie. Ciao.